Grande richiesta, oggi vi farò l'home tour della casetta in cui vivremo per un mese. Parlando proprio della dépendance che si affaccia sulla piscina. Adesso entriamo. Appena entriamo possiamo subito notare alla nostra destra il bagno. Possiamo trovare subito la doccia, io amo questa doccia perché è fatta tutta a vetri. Non ci sono appunto porte, cioè tu entri qui, ti fa la doccia, stupendo. Poi appunto troviamo i sanitari, il lavandino. Adesso abbiamo un po' incasinato il tutto perché ci sono tutti i nostri prodottini per la skincare. Un mobiletto, ma non abbiamo potuto mettere niente qui dentro perché ci sono appunto tutte le cose dei miei nonni. E poi qui abbiamo messo adesso la lavatrice perché ci serve per lavare appunto i panni, ma in realtà non c'era. Qui è letteralmente un casino perché stavo registrando un video e poi abbiamo messo tutti i nostri prodottini per fare la skincare. Uscendo dal bagno troviamo subito tantissime vetrate che arrivano fino laggiù con vista piscina. Noi d'estate le apriamo tutte così che il passaggio è molto più comodo, infatti questa casetta la utilizziamo maggiormente d'estate. Come potete vedere qui abbiamo messo il salottino per Keila, dove può appunto fare tutti i suoi pasti con la pappa e la ciotola. Andando sulla destra possiamo trovare il tavolo da pranzo che si può anche allargare e la cucina open space che devo dire che è abbastanza grande, molto carina, e devo dire che mi ci trovo anche abbastanza bene a cucinare. Seguendo avanti entriamo nella parte soggiorno che per noi è diventata la nostra parte camere da letto. A sinistra troviamo il primo divano, adesso è diventato ovviamente un divano letto dove dorme mia mamma, che qui è tutta vetrata, abbiamo messo le tende per la luce la mattina. E poi troviamo la stufetta. Dietro la stufetta io e mamma abbiamo deciso di mettere uno specchio. E poi troviamo il letto a due piazze che è sempre un divano. Mio e di mio fratello. Qui dorme Andrea, qui dormo io. Questo è letteralmente il mio armadio perché non abbiamo armadi, quindi ci siamo un attimo attrezzati così. Lì ci sono tutte le mie cose elettroniche appunto e questo è il mio armadio. Postazione gaming di Andrea, diciamo, televisione con play, e sotto, vicino ovviamente a dove dorme Andrea, ci dorme Kelly. Qui c'è tutta la sua postazione giochi. Quanto riguarda invece postazione scarpiera, abbiamo deciso di mettere tutto qui sotto a questo tavolino, e sopra al tavolino questa parte appunto è l'armadio di Andrea e questa piccola parte è l'armadio di mamma. Ovviamente c'è solo il pigiama perché lei la mattina preferisce andare a casa e prendersi le cose. Questo è l'home tour della dépendance. Come andrà a finire questo mese di convivenza? Lo scopriremo solo vivendo.